Siamo con Pietro Pierri di P2Mio, azienda pugliese, azienda che ha scelto di commercializzare esclusivamente online sui prodotti. Ci spieghi perché? Allora, perché comunque online è stata comunque una scelta dettata dalla tecnologia. Ultimamente internet va veramente bene, quindi è molto più facile ricercare quindi, il proprio consumatore, perché appunto la rete permette di avere contatti diretti, di vendere non solo in Italia, che è comunque la nostra priorità, ma anche in Europa, quindi appunto Francia, Germania, quindi paesi europei. Ci sono dei pro e dei contro. Alcuni vantaggi appunto quello della ricerca diretta del consumatore. Nel nostro caso siamo una piccola azienda agricola biologica, praticamente operiamo in filiera corta, il famoso chilometro zero, perché abbiamo prodotti limitati, di nicchia, quindi cerchiamo direttamente di vendere noi stessi al consumatore finale, che può essere il ristorante, il ristoratore, il wine bar o anche il consumatore appunto per uso proprio. Questo può essere un vantaggio, lo svantaggio invece è appunto del farsi conoscere, perché non è facile, soprattutto essere presente soltanto online. La gente comunque ha bisogno di assaggiare, di provare i prodotti, perché se non li prova, non li assaggia, non può mai sapere perché deve scegliere il nostro olio, il nostro vino. Io poi, essendo un'azienda biologica, praticamente puntiamo tutto sulla particolarità. Il vino è fatto senza aggiunta di solfiti, è fatto con i lieviti autoctoni, praticamente un vino totalmente diverso da quello industriale, da quello fatto in cantina. E quindi noi cerchiamo di mettere in risalto questo aspetto. Il stesso discorso è... Una vetrina internazionale come quella di Enuga può aiutarvi a espandere il vostro mercato? Certo, è essenziale, perché appunto ci fa conoscere dei nuovi clienti, ci fa comunque presenziare, ci fa dire che noi siamo comunque presenti anche su questo tipo di mercato, e quindi sarà sicuramente una cosa molto importante e essenziale. Grazie.